17 gennaio 1945. Mentre l'artiglieria dell'Armata Rossa bombarda a tappeto i dintorni di Auschwitz, le SS evacuano il campo di concentramento, costringendo 60.000 prigionieri a seguirli verso altri campi. Già nel novembre precedente, Himmler aveva dato ordine di distruggere i forni crematori e le camere a gas per non lasciare prove dell'eccidio. Il 17 gennaio del 1945 si svolge l'ultimo appello dei detenuti nel campo di sterminio di Auschwitz. Sono 67.012 in totale. La maggior parte di loro il giorno successivo verrà evacuata dal campo dalle SS. 9.000, i più sofferenti, i più malati, i più in difficoltà, verranno invece abbandonati nel campo tra sofferenze e degrado inimmaginabile, come ha raccontato Primo Levi in uno dei suoi libri. Solo 10 giorni dopo arriveranno le forze dell'Armata Rossa a liberare definitivamente il campo. Mi chiamo Isola Luigi. Sono nato a Varazze il 30 giugno 1925. Sono stato arrestato il 28 di luglio del 1944. Una sera, eravamo pomeriggio, verso a metà pomeriggio, insomma. Arrivavamo, il treno si fermò e c'era questa costruzione. Poi riprese, perché a Auschwitz il treno andava direttamente dentro al campo, non si fermava fuori, andava dentro al campo, aprivano i vagoni, si scendeva, dopo la pensilina c'era un caseggiato, c'era un salone che era, era immenso, un salone che sembrava una piazza d'armi. Ci infilarono tutti lì dentro, io non conoscevo nessuno, come dico. Di lì eravamo partiti in due, uno diceva che era italiano, che poi non era, era un serbo, lui diceva che era italiano, io supplichi, e vabbè, parlavo un po' italiano, poi lì l'ho persi anche lui. Ci infilarono in questo camerone e lì c'era da attendere. Si aspettava, in fondo a questo camerone c'era una balaustra di legno, e c'erano due addetti, c'erano gli ufficiali tedeschi, qui c'erano due addetti come noi, vestiti a zebre come noi, non so cosa facessero perché di distanza non riuscivo a comprendere. Poi piano piano che la colonna si avvicinava, che il mio turno si avvicinava, vidi che si alzavano la manica della cosa, e quando poi toccò il mio turno gli facevano la matricola. La matricola di Mathausen non serviva più, non serviva più il coso, qui serviva solo Italy con il triangolo, perché la matricola era fatta qui nel braccio, era impressionata qui. Questa era la matricola, questi davanti a me ne erano già passati 201.825, perché io porto 201.825. Quindi guardate gente che era già passata davanti a me, quanto ne sarà passata ancora poi.